Dopo il video della top 5 squadre che giocano in altri campionati rispetto a quello del proprio paese d'origine, oggi siamo qui con un'altra top 5. In vista della sosta delle nazionali, ho deciso di portarvi una top 5 riguardante proprio le nazionali, appunto. E oggi siamo qui nello specifico con le 5 nazionali peggiori che abbiano mai disputato un mondiale, quindi quelle che in sostanza, sotto ogni punto di vista, hanno fatto peggio di tante altre. Detto questo, però, ragazzi, prima di iniziare, io ovviamente vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace e iscrivervi al canale. Poi, allora, non l'aveste ancora fatto, ragazzi, mi raccomando, soprattutto scrivete qui sotto dei commenti, o anche come ho detto prima, lasciate un bel mi piace se volete che io porti altri video di questo genere, altre top 5, altre top 5, top qualunque top. Detto questo, ragazzi, direi che possiamo iniziare con la quinta posizione. Quinto posto per il Panama. Per la nazionale centroamericana, il mondiale di Russia 2018 sarà la prima ufficiale competizione, o comunque il primo ufficiale mondiale della loro storia. Quindi sicuramente una nazionale che porta molto hype sia tra i giornalisti, ma anche e soprattutto tra i tifosi. Il Panama beccherà in quel mondiale un girone molto molto tosto, soprattutto per essere comunque una squadra che gioca il mondiale per la prima volta nella propria storia. Difatti beccherà un girone formato da Inghilterra, Belgio e Tunisia. Il girone già non inizia nel migliore dei modi, perdendo per 3-0 contro il Belgio. Belgio che in quel mondiale si fermerà fino in semifinale, arrendendosi soltanto contro la Francia. Nella seconda partita addirittura arriverà una batosta per 6-1 contro l'Inghilterra, e l'unica soddisfazione in quella partita fu il primo gol storico segnato in un mondiale. Però non riusciranno nemmeno a vincere l'ultima partita contro la Tunisia, perdendola 1-2 in rimonta. Detto questo, il Panama chiuderà con 0 punti e quindi si trova in questa classifica. Ma ci sono comunque squadre peggiori, visto che comunque il Panama alla fine è stata una squadra che arrivava al mondiale, non dico impreparata, ma comunque ci arrivava per la prima volta nella propria storia, e quindi sicuramente il fattore esperienza avrà fatto sicuramente il suo. Al quarto posto di questa classifica troviamo l'Arabia Saudita del 2002. Dobbiamo basarci, per quanto riguarda le peggiori squadre, soltanto basandoci principalmente comunque sui numeri. Sicuramente quella dell'Arabia Saudita del Mondiale di Corea e Giappone del 2002 non è stata di certo una bellissima figura. Infatti anche loro, spoiler, chiuderanno il girone con 0 punti. Mi sono comunque dimenticato di dire che l'Arabia Saudita chiuderà il proprio girone anche con 10 gol subiti e 0 gol fatti, ecco perché è anche la peggiore per quanto riguarda i numeri. È sicuramente una squadra che comunque è leggermente più abituata a giocare comunque certe competizioni, quindi ci si può sicuramente aspettare un po' di più rispetto magari ad un Panama, ecco perché appunto si trova al di sopra del Panama. Nel girone l'Arabia Saudita in quel mondiale beccherà la Germania, il Camerun e l'Irlanda. Addirittura nella prima partita contro la Germania arriverà una delle più grandi sconfitte della storia di un mondiale, perdendo per ben 8-0 contro i tedeschi. Perderanno poi anche le successive partite contro Camerun e Irlanda, e anche loro chiuderanno con 0 punti nel girone. Però sicuramente è stata una figura ben più peggiore rispetto a quella del Panama, visto che, come ho detto poc'anzi, l'Arabia Saudita è sicuramente una nazionale già più preparata, collaudata rispetto comunque al Panama, che giocava col mondiale per la prima volta nella propria storia. Al terzo posto di questa classifica troviamo la Corea del Nord del 2010. Difatti, un po' come il Panama, la Corea del Nord del 2010 disputa il mondiale per la prima volta ed è una nazionale che fa molto scalpore, non solo perché è una nazionale che comunque si qualifica per la prima volta, ma anche comunque a livello, diciamo, geopolitico, o comunque sappiamo bene la Corea del Nord per che cosa fa scalpore, non so se mi sono spiegato. Quindi di conseguenza era sicuramente una squadra molto esotica e curiosa da vedere in una competizione come il campionato del mondo. Nel girone di quel mondiale gli asiatici beccheranno il Brasile, il Portogallo e la Costa d'Avorio. Il girone è sicuramente molto tosto e che presenta sicuramente molte insidie. Però comunque nella prima partita contro la Seleção, la Corea del Nord si fa rispettare, infatti perderà di misura solamente 2-1 per una nazionale che comunque non si era mai qualificata, e per non avere una qualità nella rosa così tanto eccelsa, diciamo che non è neanche così male alla fin fine. Poi però dalla seconda giornata iniziano già ovviamente i primi veri problemi. Difatti contro il Portogallo arriverà anche qui nella terza posizione di questa classifica, ci sarà una rombante sconfitta e arriverà quindi
Portogallo-Corea del Nord che finì 7-0 per i Lusitani. Anche se in Nord Corea sono rimaste ancora sul 4-0, però quella è un'altra storia. Poi successivamente, da già eliminati, perderanno anche per 3-0 contro la Costa d'Avorio. Anche loro quindi termineranno il raggruppamento con 0 punti, così come le altre due già precedentemente nominate. Inoltre, questa l'ho messa più in alto, magari ad esempio del Panama, nonostante siano comunque due squadre che si qualificano per la prima volta ad un campionato del mondo, l'ho messa più in alto, visto che qui c'è in questo mondiale. Per i nordcoreani c'è stato anche il caso Kim Jong-won, l'attaccante nordcoreano, che però in realtà, nonostante sia un attaccante, è stato segnato come portiere, raggirando così il regolamento per cercare in qualche modo comunque di appunto raggirare il regolamento e portare. Per cercare quindi in qualche modo di portare un giocatore di movimento in più. Al secondo posto di questa classifica troviamo la Grecia del 1994. Il mondiale di USA 94, che purtroppo noi italiani conosciamo molto bene, con la finale persa contro il Brasile, sicuramente rispetto alle altre nazionali già precedentemente citate, la Grecia è sicuramente quella più preparata ed attrezzata, o comunque quella che comunque conosciamo meglio e che sicuramente può fare meglio in un mondiale. Ecco perché comunque si trova al secondo posto, proprio perché comunque dalla Grecia almeno il passaggio del turno ce lo si potrebbe aspettare. Grecia che tra l'altro 10 anni dopo vincerà anche l'Europeo. Sorteggio non fortunato per gli ellenici, o comunque abbastanza insidioso, dove beccano l'Argentina di Maradona, la Nigeria e la Bulgaria. Indovinate con quanti punti terminerà la Grecia in questo Europeo, in questo Mondiale? Bravi, avete indovinato. Scommetto che avete indovinato. 0. Infatti perderanno con tutte e tre, perderanno 4-0 sia contro l'Argentina che contro la Bulgaria e poi anche 2-0 contro la Nigeria. Sicuramente siglando una delle figuracce più grandi della storia del mondiale, soprattutto perché stiamo parlando di una nazionale che, come ho detto prima, 10 anni dopo vincerà l'Europeo. E alla prima posizione di questa classifica troviamo il Qatar del 2022. Sicuramente la cosa peggiore di uscire in un girone di un mondiale non è solamente, è sì, ovviamente, anche farlo con 0 punti, farlo comunque con una rosa abbastanza di livello, ma soprattutto la cosa peggiore è uscire al girone di un mondiale se sei comunque il paese ospitante, e sicuramente questa è una delle cose peggiori, se non la cosa peggiore, di uscire di fare comunque una figuraccia ad un mondiale. Ma la cosa che fa più scalpore non è tanto il fatto che comunque il Qatar arrivi a quel mondiale come padrone di casa, ma ci arriverà anche comunque molto preparato rispetto a come ci si poteva immaginare. Infatti comunque il Qatar arrivava da campione d'Asia uscente, vincendo appunto la Coppa d'Asia nel 2019, ma anche partecipando alle qualificazioni al mondiale nella zona europea, ma partecipandoci chiaramente come ospite, così appunto da prepararsi al meglio per il mondiale del 2022. Invece no. Ovviamente la qualità del Qatar sappiamo che non è eccelsa, sappiamo che comunque il Qatar non è una nazionale particolarmente forte, infatti anche il Qatar ci arrivava come squadra che si qualificava per la prima volta in questa competizione, ma sicuramente ci arrivava preparata e comunque abbastanza collaudata. Invece no, perderanno sia l'esordio con l'Ecuador, poi anche la partita contro il Senegal e poi anche l'ultima contro l'Olanda, concludendo, indovinate un po', il girone con 0 punti. Quindi sicuramente, sia perché comunque giocava questo mondiale in casa, ma anche perché veniva con una speciale preparazione a questo mondiale, sicuramente il Qatar, a parer mio, si mette la medaglia d'oro per la squadra peggiore della storia di un mondiale, almeno secondo il mio parere. Detto questo, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo quindi magari con un prossimo video, con la prossima top 5. Non lo so, ragazzi, fatemi sapere tutto qui sotto nei commenti. Fatemi sapere magari anche qui sotto se ho sbagliato qualcosa. Quindi mi raccomando, sempre in maniera civile. Noi ci vediamo quindi con un prossimo video. Arrivederci a tutti.